ancora una volta davanti al Ministero, ancora una volta in attesa di un incontro, alcune battaglie vinte ma ancora tante da fare. Sicuramente sì, ma noi non demordiamo, gli inidonei nonostante malati, spesso con gravi patologie, lo sanno, lo hanno dimostrato e continuano a dimostrarlo. Quella che era una nostra battaglia iniziale è stata vinta, perché il personale inidoneo non dovrà più passare obbligatoriamente a coprire i posti degli assistenti amministrativi e tecnici della scuola, ma non si sa per quale motivo l'amministrazione si sta accanendo ulteriormente rispetto agli inidonei e li vorrebbe obbligatoriamente costringere a passare in altri comparti della scuola. Tutto questo senza che sia previsto neanche un elenco delle disponibilità delle sedi. Questo naturalmente crea un problema a ricasco con il personale precario e ATA, ma siccome noi sosteniamo che i docenti hanno già espresso la non volontà di passare nei profili amministrativi e tecnici, tutti quei posti oggi disponibili devono essere comunque posti che bisogna assolutamente dare nell'immediato, dal 1 gennaio 2014, ai ruoli di questi precari che stanno a scuola spesso da 10, 15 se non 20 anni e che rischierebbero di essere buttati fuori. Accanto a questo ci sono anche altre problematiche, altri segmenti. Finalmente qualcuno riconosce che a scuola c'è un lavoro usurante, però poi cosa succede dal punto di vista pensionistico e del trattamento degli insegnanti? Che ci rottamano, diciamo così, anzi ci impediscono anche di andare in pensione, perché se il lavoro è un lavoro usurante bisognerebbe comunque mettere in campo tutte le strategie opportune per poter mandare in pensione una categoria che in Europa è sicuramente la categoria più anziana e invece ci vorrebbero sicuramente delle forze giovani. Questo sta impedendo a coloro che vengono definiti quota 96 di andare in pensione già dal 2012 e che dovranno rimanere obbligatoriamente dai 3, 4, 5, 6, 7 anni ancora ad insegnare in una scuola dalla quale vorrebbero andare via per lasciare posto naturalmente alle nuove generazioni, che poi tanto più nuove neanche sono, perché i precari hanno oggi 40 anni, 45 anni e quindi anche loro sono già vecchi. Cobas fa il punto sulla situazione della scuola in un momento anche qui c'è stata addirittura una provocazione sullo stipendio diretto degli insegnanti. Ma noi lo dicevamo dall'inizio, da quando c'è l'autonomia scolastica, e cioè dal 97, anzi anche da prima del 97, noi abbiamo sostenuto che quel meccanismo che ha eliminato gli scatti biennali automatici, che sono stati trasformati in scatti di 6 anni o 7 anni, e da quei soldi tolti è stato fatto un prelievo per creare i cosiddetti fondi delle istituzioni scolastiche, avrebbe portato sicuramente un problema. Il problema oggi ce l'abbiamo. Qual è? È il fatto che quei soldi che sono stati tolti ai docenti come scatti biennali, che hanno fatto finta di diventare di 6 anni, sono stati bloccati, per cui anche quegli scatti che si sarebbero dovuti avere dopo 6 o 7 anni di insegnamento sono stati tolti, e in più, siccome quei soldi servono contemporaneamente per creare il fondo dell'istituzione scolastica, il fondo dell'istituzione scolastica viene oggi decurtato anche del 50%, quindi siamo doppiamente gabbati. Infine, nel discorso pubblico però sia Letta che Renzi continuano a dire che la scuola è centrale. Che cosa fanno poi? Nei fatti noi sappiamo che a parole si può sostenere qualunque tesi, per noi l'importante è che nei fatti dimostrino il contrario, e fino ad oggi, lo dobbiamo dire, il contrario non c'è, né per noi né per gli studenti.